Ciao a tutti, buona domenica e benvenuti a questo mio nuovo video nel quale vi faccio un piccolo ragionamento sulla terapia col plasma. Visto che c'è stata questa grossa polemica, penso che l'abbiate vista tutti sui social, tra chi dice che il plasma funziona sicuramente in tutti i casi, chi dice che il plasma sì, però bisogna vedere, insomma, c'è successo un po' di tutto. E ovviamente in tutte queste cose chi è che si è aggiunto? Gli immancabili complottisti nonché Novax che hanno subito detto, beh, la terapia col plasma funziona, allora chi cavolo se ne frega del vaccino? Ecco, allora cominciamo a vedere un pochettino come stanno le cose. Allora, innanzitutto la terapia col plasma. Faccio un piccolo riassunto di quello che è successo. Allora, è stata conclusa il 29 di aprile la sperimentazione agli ospedali di Mantova e all'ospedale di Pavia, nella quale è stato testato l'utilizzo del plasma come terapia nei pazienti affetti da coronavirus. Ricordo che il plasma non viene prodotto sinteticamente, ma viene, come si, è derivato dal sangue donato dai pazienti che sono stati prima malati e poi sono guariti. Questi pazienti possono, ovviamente, come la legge prescrive, donare il sangue una volta ogni 90 giorni, non di più. Il loro sangue viene raccolto, viene separato nelle varie componenti, di cui il plasma è quello che contiene gli anticorpi, viene poi ovviamente purificato per evitare che ci siano eventualmente altri antigeni che possano trasmettere altri tipi di infezioni e poi viene trasfuso nel paziente. Quanti donatori servono per ogni paziente? Circa due, questo è stato pressappoco stimato. Quindi i pazienti ricevono il sangue di due donatori, quindi già cominciamo a fare un pochettino l'analisi di quanti donatori servono per trattare i vari pazienti, ricevono nel giro di 48-72 ore, quindi quando uno legge entro 48 ore uccide il virus, guariscono i pazienti, in realtà vuol dire che la terapia dura 2 o 3 giorni. Dopodiché non è che i pazienti sono guariti, ma i pazienti escono dal pericolo, ecco, diciamola un pochettino in maniera diversa, ecco. Allora, cominciamo a dire subito una cosa, questa terapia secondo me funziona, chiaro, io in questo momento posso soltanto darvi dei dati basati sulle testimonianze delle persone, dei colleghi che lavorano in questi ospedali. Per cui non ho ancora i dati della sperimentazione, però secondo me funziona. Il problema qual è? Il problema maggiore, che secondo me non è stato adeguatamente sottolineato praticamente da nessuno. Il problema è la disponibilità di questo plasma. Cioè, allora, adesso nel sito che poi vi linko qua sotto, l'azienda ospedaliera di Mantova si è complimentata con i donatori perché ben 60 persone si sono rese disponibili a donare il loro sangue. Tenete conto una cosa, che 60 vuol dire che noi avremmo probabilmente plasma sufficiente per trattare 30 pazienti. Allora, nel momento in cui noi arriviamo in una situazione in cui il numero dei contagi scende drasticamente e il numero di guariti sale, abbiamo un rapporto tra guariti e contagiati favorevole, per cui potremmo anche effettivamente pensare che la terapia col plasma possa diventare risolutiva. Questo è vero. Il problema qual è? Il problema ce l'abbiamo quando il numero di contagiati è talmente elevato che il numero dei guariti non sarebbe sufficiente a dare abbastanza plasma per trattare tutte queste persone. E quindi, come succede chiaramente, non voglio farvi discorsi che possano sembrare un pochettino da complottisti o cose del genere, è semplicemente la realtà. Quando una terapia non è disponibile per tutti, si fanno delle selezioni e le selezioni si fanno sulla base di criteri molto, molto stringenti. Quindi, pensare che siccome una terapia funziona, come credo che funzioni, possa diventare la terapia standard per tutti, diamola a tutti, che tanto non c'è nessun problema, si co cozza con dei problemi pratici, cioè che è la disponibilità. Oltretutto, una cosa importante da dire è che il plasma è una terapia per pazienti già malati, quindi non può assolutamente essere somministrata a pazienti sani per evitare il contagio. Non funziona. Quindi cosa succede? Che se noi vogliamo evitare di avere troppi pazienti malati che quindi non potrebbero ricevere il plasma, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo prevenire questi contagi. Allora, come si previene i contagi? Allo stato attuale abbiamo soltanto i mezzi di protezione individuale. E abbiamo il distanziamento sociale, non abbiamo altre cose, cioè stare il più lontano possibile, indossare i mezzi di protezione come le mascherine, come i guanti se necessario e appunto, ripetendo, e lavandosi le mani il più possibile. In un futuro, quando ci sarà il vaccino, è chiaro che il vaccino in questa situazione aiuta la terapia col plasma, non è in contraddizione.
Perché cosa succede? Col vaccino noi in pratica avremo la gran parte della popolazione immunizzata, quindi il numero di malati sarà relativamente basso e avendo un numero relativamente basso di malati è verosimile che questi malati possano davvero ricevere il plasma ed effettivamente poi quindi guarire. È sempre un pochettino il solito discorso dell'inizio, cioè la grande mortalità che abbiamo avuto in Lombardia soprattutto è dovuta al fatto in gran parte che le persone malate non hanno avuto accesso alle cure adeguate perché non c'era più posto in ospedale, perché non c'era un'assistenza domiciliare ancora organizzata in maniera adeguata. Quelli sono stati i grossi motivi che hanno portato a un aumento della mortalità, uniti ovviamente al fatto che non si sapeva ancora che terapia utilizzare. Ma qualunque terapia, anche la migliore che esista, ricordiamoci, uno, che non guarisce al 100%. Perché non esiste una terapia che faccia guarire i pazienti al 100%. Si può arrivare molto vicini, come credo che sarà il caso del plasma, ma al 100% non arriviamo. Parliamo comunque adesso di numeri abbastanza bassi. E seconda cosa, bisogna che ce ne sia abbastanza per tutti. E la qualcosa non è così automatica, soprattutto quando si tratta di una materia come il plasma che non è sintetizzabile in laboratorio, non ancora perlomeno, è semplicemente presa da altre persone che volontariamente decidono di donare il proprio sangue dopo essere guarite. Ecco, penso di aver fatto un pochettino il riassunto di tutto. Ricordiamoci appunto, funziona, sembra di sì, almeno aspetto i risultati finali, ma sembra che davvero funzioni. È fantastica, ma col plasma non potremo mai trattare più di un tot di persone, quindi l'obiettivo fondamentale è avere sempre meno persone malate, non soltanto sapere di poterle guarire, perché non è come prendere l'aspirina, fare una terapia col plasma. Penso di aver finito, di avervi detto tutto. Vi auguro buona domenica e alla prossima. Come sempre, commenti qua sotto, commenti sul mio gruppo Facebook, dove volete. Ciao, alla prossima e buona domenica ancora.